Mister Tedino era una partita, anche come evidenziato durante la presentazione, molto molto importante, però non ha perso di misura, intanto ti chiedo se il risultato è giusto. Noi dobbiamo accettarlo, il verdetto del campo, quindi il risultato dice questo, dobbiamo accettarlo. Abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, sinceramente condito di buona aggressività, di buon palleggio. E nel secondo tempo invece non abbiamo dimostrato quello che abbiamo dimostrato nel primo, siamo stati distanti, il Cittadella nel secondo tempo ha fatto nettamente meglio di noi. Nel primo tempo invece no, abbiamo fatto meglio noi, però io sono sempre dell'avviso che il risultato del campo va accettato, quindi noi dobbiamo solo battere il petto e sapere che abbiamo fatto un errore clamoroso sul gol subito e cercare di recuperare il tempo perduto. Non è facile, però non dobbiamo avere nessun tipo di rimorso. Appunto, quel gol in avvio è stato un macigno, è stata un po' una disattenzione generale, forse. Sì. Non abbiamo fatto il 3 contro 3 su una rimessa laterale, diventa se relativamente semplice negli ultimi 20 metri quando hai superiorità numerica. È mancata forse anche un po' di lucidità negli ultimi 16 metri, insomma, il problema comunque ha spinto, ci ha provato. No, ha creato anche delle situazioni cercando anche delle soluzioni diverse. Ha avuto anche qualche palla gol importante, però non abbiamo mai centrato la porta. Anche questo è un argomento che va avanti un pochino da troppo tempo e dobbiamo cercare di migliorarlo. So che a parole è tutto semplice, quindi in questo momento di difficoltà il responsabile sono io, quindi mi assumo tutte le colpe possibili e La rincorsa del rovere è già difficile, e con questo stop cosa significa? immaginabili. No, niente, dobbiamo cercare di crederci. Chi non ci crede può stare a casa. Io ci credo fino alla fine perché sono innamorato di questo colore, di questa proprietà, di questa società. Darò sempre il 101% delle mie possibilità per cercare di farcela. Dopo, ripeto, le partite passano, però abbiamo ancora un margine sufficiente per cercare di avere qualche speranza. No, E quello che hai detto dirai alla squadra, insomma, questo è un po' il tuo messaggio. gliel'ho già detto, quindi i ragazzi sanno perfettamente quello che penso, perché prima parlo a loro, poi parlo a tutti quanti gli altri. Non voglio avere segreti con loro, sono uno che non le manda a dire, quindi questo è un messaggio importante. Chi ci vuole credere, ci crede, gli altri stiano pure da un'altra parte. A maggior ragione la partita della Giocalabria diventa Sono iperimportante. tutte importanti, quindi andremo in questo ambiente, contro questa squadra che ha fatto due vittorie consecutive, quindi cercheremo di fare la nostra partita cercando di vincerla.